per questa puntata di Riconosciamoli. Ho il piacere di avere come ospite Valentino Aquilano. Ciao Valentino, ciao, ben arrivato. Riccardo. Ciao. Sigla. Valentino, ciao, ben arrivato. Grazie. Come stai? Ma diciamo bene, dai. Sei agitato, no? Ma un pochettino. Ah, un pochettino. Dai, sono sempre le telecamere, dai, poi sai com'è, no? Allora, Valentino, ti ho invitato perché in questa puntata voglio parlare di te e del mondo che per il momento ti appartiene, che è quello delle cover. Ti ho sentito cantare Lucio Dalla e sono veramente rimasto esterrefatto, non solamente per la vocalità, ma proprio per l'interpretazione. Sembri la reincarnazione di Lucio Dalla. Così dicono. Nel senso che mi è stato detto diverse volte. Sei la reincarnazione, ma da quando è che lo conosci? Piuttosto che... Tu l'hai conosciuto? Sì, è strano che io l'abbia conosciuto. Io avevo 18 anni. Ero adesso ne hai? 34. E, ero praticamente a Termoli e lui effettivamente bazzicava sempre a Termoli perché poi attraccava la sua barchetta per andarsene alle Tremiti, no? Lui è amante delle Tremiti, infatti. Esatto, lui, beh sì, lui è stato un tremitese doc, tant'è che camminava a piedi nudi, perché il vero tremitese cammina a piedi nudi nell'isola. Io non ci riuscirei mai perché è pieno di rocce, pieno di... E quindi ero lì, e, insomma, ero a Termoli, io giocavo a pallone e lo incontrai per caso in un centro commerciale e gli dissi: maestro, me lo fa un autografo? Lui mi rispose sì, quasi a prendermi in giro. E poi ho perso l'autografo però, sai? Ah, yeah. Sì. Senti. E non ho avuto nemmeno il minimo coraggio di dirgli: guarda, io canto le tue canzoni, mi piacciono da morire. Niente, purtroppo gelato dinanzi al gran maestro. Quanto tempo impieghi per, non dico imitarlo, perché non lo imiti, a interpretarlo? Nel senso, cioè quanto tempo... Quanto tempo impieghi per... fare per studiare un personaggio? Un pezzo. Quanto tempo impieghi per un pezzo? Quante volte lo provi? Perché ti ho sentito, è quasi perfetto. Allora, chiudevo gli occhi, sì, e sentivo Lucio Dalla. Dico, c'è una perfezione dietro. Quanto tempo si impiega per arrivare a questa perfezione? Ma allora, secondo me non c'è una vera e propria perfezione. Nel senso, per me lo studio deve essere continuo. La ricerca, proprio giorni fa io per la prima volta ho assistito ad un'intervista sua a Radio DJ con DJ Chiama Italia con Nicola Savino e Linus, e lì ho conosciuto un'altra parte di Lucio Dalla che non avevo mai visto prima d'ora. Quindi non è tanto secondo me lo studio vocale che si fa dietro ad un cantante, cantautore che sia, ma appunto è la ricerca della persona e lo studio della sua anima, perché è quello che ti fa arrivare sia il pensiero del personaggio che stai interpretando e chiaramente poi quello che appunto canta e mette in parole. L'anima. È un po' l'anima, sì. Io credo sempre, io ho una citazione sulla locandina che abbiamo noi di Lucio, che è: solo guardando in alto capiremo la profondità delle cose.
E quindi questo mi fa ben sperare innanzitutto, perché è sempre un messaggio, no? Sai, quando guardi in alto guardi il cielo, no? E magari guardando il cielo puoi sognare, sperare e continuare appunto a vivere. E allora io ogni volta che guardo in alto penso a queste tre cose e poi mi viene da pensare, cazzarola, ma perché sei andato via così presto? E quindi insomma un po' questo. Per lo studio, ti ripeto, c'è una ricerca continua dei suoi brani, dei suoi suoni, delle sue smorfie. Tu sei molto giovane rispetto all'epoca che lui ha iniziato a suonare, perché tu ad esempio hai fatto un 4 marzo 43, che è una canzone degli anni 70, inizio anni 70. Sì. Però la interpreti come se lui l'avesse cantata l'altro ieri. Quindi c'è una ricerca anche di filmati, di studi. Quello indubbiamente. Io me lo ricordo quando lui a Sanremo fece 4 marzo 43. Esatto. Io me lo ricordo, io ero nato, tu no, però questa no, è la particolarità. No. Però esatto, però io per esempio conosco la storia che magari lui è stato un grande jazzista. E la mamma lo considerava un bambino prodigio, aveva 15 anni e suonava con personaggi come, boh, che ne so, Chet Baker o lo stesso Pupi Avati, dove avevano un'orchestrina jazz, e Pupi Avati era il primo clarinettista della band. Poi piano piano ogni anno questo bambino cresceva, ogni giorno di più, ogni anno di più. E Lucio Dalla sostituì Pupi Avati, tant'è che Pupi Avati è gelosissimo di questa cosa. E, quindi lui ha uno storico totalmente diverso dai soliti cantautori che hanno cominciato a fare musica pop italiana o cantautorato, che si voglia dire. Ma perché tu ti sei innamorato di questo? Perché abbiamo tantissime cose in comune. E perché io l'ho sempre visto, per me è stato sempre come uno zio. Per me è stato un mentore della musica. Io poi mi sono sempre ispirato a lui, ma non per altro, perché comunque io vengo dal mare, e quindi lui cita spesso mare, stelle, luna, parla sempre del domani, come dicevo prima, il discorso della speranza, no? Cosa ci fa ben sperare? Un domani magari migliore di questo. E quindi per questo mi sono innamorato di Lucio e delle sue canzoni, oltre che tesseva da un punto di vista sia armonico che melodico dei capolavori. Basti pensare a Futura piuttosto che ad Anna e Marco, o La Sera dei Miracoli, o Mambo, che io solitamente non faccio e che magari in pochi conoscono. Però hai fatto Washington interpretandola molto bene. Ho fatto Washington, sì, perché è un po' un richiamo ai grandi poteri. Washington. Sì, mi è piaciuta molto perché è un po' un richiamo. Ma io l'ho capito. È un richiamo un po' ai grandi poteri, che magari, ecco, se lanciassero meno bombe e farebbero un po' più di pace, sarebbe sempre meglio. Beh, quindi un brano del 84, 83-84, Washington, è attualissimo nello stesso 2018. Ma tutti i brani di Lucio sono così. È imprescindibile questa cosa. Cioè non... Tu scegli la scaletta, la scegli, è sempre uguale? Non penso. Come la scegli? No, io la scaletta per me è sempre uguale. Io faccio sempre lo stesso spettacolo. Cioè do sempre lo stesso imprinting, perché più che altro per dargli anche una certa linea, cioè nel senso... Ti verrà a volte voglia di cambiare un brano piuttosto che un altro, sì, sì. Inserirlo. Ad esempio, tu non hai fatto Felicità, ad esempio. Esatto, o per esempio l'ultima volta non abbiamo fatto il brano interpretato da Ron a Sanremo, che comunque solitamente lo facciamo. Però ci sono scelte, dipende un po' anche dalla serata, dal tipo di pubblico, che magari ti richiede un pezzo, che ne so, tipo Nuvolari, e vuole ascoltare un po' più di progressive, e quindi certo. Ha bisogno un po' più di
di essere appunto buttato un po' a richiamo, un po' di energia, no? E quindi magari facciamo Nuvolari, non tu facciamo i pezzi, non facciamo li provi un po' tutti quelli di Lucio Dalla? Sì, li sì, basta, ne conosco tantissimi e ne ho cantati tanti. Un tuo spettacolo quanti pezzi fa generalmente? Ma generalmente io mi tengo sempre sui 23, massimo 24 brani, perché dobbiamo sempre considerare. Sì, no, ma poi bisogna sempre prenderla un attimo con le pinze, nel senso, io non sono Lucio Dalla, io sono Valentino Aquilano che interpreta Lucio Dalla, quindi c'è sempre da dire che è normale, una volta che fai 2 ore di spettacolo fatte bene, però devo dirti una cosa, possono, sì, che sono volate via. Sono volate via. Perché quando la musica si trova delle persone del tuo livello, che per me è altissimo, veramente sembra di essere ad un concerto di Lucio Dalla, e quindi è importante. Il motivo perché ti ho invitato, perché veramente sono rimasto favorevolmente impressionato da tutto, e quindi al di là della location, che chiaramente non era uno stadio, un palazzetto dove un giorno ti auguro di poterti esibire, però davi proprio la sensazione di una bella sensazione, la sensazione di essere veramente con Lucio Dalla. Io forse perché lo amo particolarmente, perché è più dei miei tempi che dei tuoi, e quindi questo mi ha lasciato al punto tale che ho detto lo intervisterò, perché voglio parlare anche del fenomeno delle cover, perché ne approfitto, perché in questa puntata del Rosso l'abbiamo mandato in tournée e quindi siamo senza Andrea Del Rosso, ma sostituito degnamente da Anto. Anto, buonasera a te. Buonasera Riccardo, buonasera a te. Grazie innanzitutto. Grazie a te. Di essere venuto, e sono veramente contento di averti, anche perché tu sei un cantante che fai delle canzoni tue, ma anche tu comunque interpreti con delle cover Biagio Antonacci. Anche io, come l'amico Valentino, faccio parte del mondo delle cover. È nato un po' per scherzo questa avventura con il tributo a Biagio Antonacci qualche anno fa, quando, imitando per scherzo Biagio, qualcuno mi fece notare che la somiglianza era nota. E da lì l'idea di mettere su in piedi una cover di Biagio Antonacci. Devo dire che è stata veramente una bellissima esperienza. Fantastico. Mi ha dato la possibilità anche di farmi conoscere qui in Abruzzo. Certo. Anto, però tu hai fatto dei tuoi brani, e quindi adesso, caro Valentino, sì, ti dedica un suo brano. Ottimo. Siamo io e te, e questo già può bastare.
sopra i vetri dell'auto. C'è profumo del sud in questo viaggio di blu, 400 chilometri fa. Sei il regalo più grande per il mio compleanno. Assieme a me ci sei tu, destinazione tu. Dopo la pubblicità e questo meraviglioso pezzo di Anto. Anto, complimenti. Grazie, grazie mille Riccardo. Veramente, veramente grazie. Un bel pezzo, ti auguro tanto successo perché è bello, bello veramente, bravo. Hai sostituito degnamente Andrea Del Rosso che voglio lanciare per Sanremo. Valentino, torniamo a noi. Allora, vedi che lui ha fatto un brano inedito. Ora, quello che io ti dico è, sei un talento, perché... sei un po' come Beccalossi, sei un talento. Però non devi fare come Beccalossi, che poi non è nato in Brasile e non ha giocato in nazionale. Okay. Tu devi, bisogna andare avanti. Quindi io, parlando, mi è venuto in mente, prova anche tu, trova un inedito, perché hai, sei un artista. Ma l'artista, secondo me, le cover sono una cosa molto importante perché piace al pubblico, ti fa conoscere. Però credo che per andare avanti, come ha fatto Anto, anche tu debba trovare la tua strada. Ma... allora, apriamo questa parentesi. Beh, qui degli inediti, che ti devo dire? C'ho tante scartoffie a casa, tanti, tanti pensieri magari anche assemblati, tante notti insonni, ecco. Perché tu sei un sognatore. Io sì. Io ti vedo, quando tu parli, tu sei un sognatore. Ecco, allora, questo tuo talento, strivilo. Buttalo. Fallo andare via. Anche perché voglio essere il primo quando vincerai Sanremo a dire: è stata la mia trasmissione. È stata la mia il vincitore vabbè, di Sanremo. Vabbè. O tu o Anto, insomma, uno dei due. Io non sono un grande amante di Sanremo, però. Però c'è stato anche Vasco Rossi. E no, quando c'è stato anche Vasco Rossi, c'è stato anche può andarci chiunque. C'è stato anche Dalla. C'è stato anche Lucio Dalla. Quindi non è un problema. Che Sanremo tutti lo odiano. E però poi ci vanno tutti ed è la trasmissione tutti lo più criticano, dell'anno. Tutti lo criticano, però tutti lo vedono e sono sempre lì. Un po' come no, dici, che, c'ho, che c'ho... nessuno la votava e ha sempre il 40%. Esatto, esattamente così. No, ti dicevo, c'ho tante scartoffie buttate lì nel cassetto. Dice, ma i tuoi sogni ce li hai nel cassetto? Dice, no, non lo so. Vedremo, perché devo trovare un attimo pure chi me li arrangia o messo su, buttato giù qualcosa. Io non sono un musicista, sono un autodidatta. E se sono un paroliere, non lo so. Sono un interprete sicuramente, che insomma sai benissimo, interpreto le canzoni di Lucio, anche quelle e anche quelle di Pino Daniele. E anche quelle di Pino Daniele con il tributo Vaimò. Però ti dico, non so se è il momento giusto oppure no, sai, poi ci sono tante dinamiche, nel senso c'hai tanto lavoro da fare, io comunque mi occupo del mondo dell'intrattenimento, oltre che essere un interprete da tribute, e quindi sai, magari uno non ha tempo. Oh, però bisogna trovare anche il coraggio. No, io magari, ecco, la cosa che mi manca, a differenza di un Anto, per esempio, è un po' il coraggio, la voglia di mettersi in gioco. Io magari, ecco, per il momento sono fermo, sedentario, proprio fermo. Quando invece dovrei andare a... No? Anche perché a 30 anni devi... 34. Beh, appunto, sono 34, sono diverso, un po' diversi. Cambia un po' la prospettiva. Ai miei 42. Esatto. No, però cioè, a 30, no, 34 no, anni però, devi, ti dico, devi c'è questa voglia di esplodere, magari ecco, far uscire anche dei brani miei, cominciare
ad utilizzare anche la mia voce, non che non lo faccia, perché comunque sì, è vero sì che sono delle reinterpretazioni, però comunque ci metto, tendo sempre a metterci del mio, ecco. Ma tu da bambino hai... Nutro questa passione per Lucio Dalla da bambino. Da bambino? Sì, ero davanti al televisore, ero incantato davanti al televisore. Allora, ero incantato davanti al televisore. C'avevo mamma che mi portava ai festival del paese, sempre con il papillon, il cravattino. Tu quanti anni avevi? Avevo 6 anni, era il 1990. Ok, allora mamma mi portava col papillon, tutto con i capelli, sai, tipo James Dean, tutti, no, tutti gelati, tutti precisi. Mi portava ai festival e mi facevano cantare le canzoni ma non me ne voglia, Massimo Ranieri, Marco Masini. Le canzoni, vabbè, che si cantano. Io vidi questo omino piccolo così, dentro un circo, che faceva attenti al lupo, attenti al lupo, non vedo, non sento, non parlo. Ho detto no, ma che, cioè, porca miseria, io voglio fare quello. Cioè non voglio fare Masini, non voglio... E da lì è partito il mio impegno, cioè io andavo da papà e gli dicevo dove sono le cassette, comprami le cassette di Lucio Dalla, e papà, sai, doveva un attimo dimenarsi perché erano già gli anni 90, quindi Lucio aveva già scritto, lui aveva già scritto tantissimi brani, poi ha avuto un grandissimo boom negli anni 80. E allora io ho iniziato ad ascoltare Attenti al Lupo, poi con Caruso lì fu la consacrazione, perché con Caruso io andai a studiare già da bambino la storia di Enrico Caruso, cioè io già sapevo che questo era un tenore morente dinanzi alla terrazza del Golfo di Sorrento, che comunque continuava a cantare per la sua amata Te voglio ben assai. E lì ho detto no, vabbè, questo è capolavoro, perché tu mi scrivi un pezzo come Attenti al Lupo, che poi è stato scritto da Ron, ma comunque musicato da lui, eccetera eccetera, Caruso. E da lì poi ho scoperto tutti gli altri brani, non c'è un brano uguale, non ci sono brani uguali, i brani di Lucio sono tutti diversi, e quindi anche per la sua versatilità io ho continuato ad amare questo cantante. Stessa cosa per Pino Daniele, perché sono cresciuto anche con O Sound e Pino Daniele, nel senso che amo tuttora il blues, ma anche la musica popolare, il folklore, il sudore. A me mi sa molto di strada Pino Daniele. È più difficile Dallo o Pino Daniele? Ma non c'è una differenza, secondo me sono lì, ma per me anche cantare 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2 secondo me è difficile, cioè o facile, dipende da come la prendi. Io da autodidatta ti posso... Era in fila per 3, non per 6. In fila per 3, vabbè, fa poco, ne abbiamo messi 3. Ma guarda, 3. Io in matematica non ero, cioè ero... Beh, ma tutti i poeti vanno male in matematica. Ero pessimo, ero pessimo. Poi tra l'altro non sono nemmeno poeta. Fila quindi, per 6 mi va a stoccare la canzone. No, quindi figurati. Che poi la mia preferita era Il coccodrillo come fa. Ah. Sì. No, e quindi ti dicevo... Pino Daniele mi sa molto di strada, no? Io mi volevo rifare anche ad una citazione di Lucio, no? Perché tu prima mi dicevi il discorso, sai, suonare nel locale piuttosto che a teatro, piuttosto che in piazza. La musica, Lucio Dalla diceva, la musica è la strada, e la strada è il gran maestro. Cioè la musica parte da lì. Ogni cosa, poco prima abbiamo ascoltato il brano di Anto, no, 400 km fa, cosa ti fa capire? Ti fa capire di sto ragazzo che magari ha dovuto sudare, lo sta facendo tuttora, percorso 400 km per un suo sogno, per un suo obiettivo, chiamalo come ti pare, e quindi tutto appartiene alla strada, la nostra vita è un percorso, quindi è una strada. Il classicone di Frank Sinatra, My Way, la mia via, a modo mio, farò tutto sempre a modo mio.
è quello che ti fa capire che cosa fare e che cosa non fare. Io quando mi fecero la proposta di cantare Pino Daniele dissi subito di sì, perché io amo Napoli più di ogni cosa. Cioè, se tu mi dici un paese dove vuoi vivere è Napoli, perché Napoli non è l'Italia e Napoli non è nemmeno il sud, Napoli è un mondo a parte. E quindi con Pino, cioè, dai brani quelli vecchi fino ad Anna Verrà, piuttosto che Io per lei, poi io sono un amante dei film di Massimo Troisi, perché c'aveva sempre questa vena. Lui era facile. Lui. Sì, perché c'aveva sempre questa vena nostalgica Massimo, quindi. Tu sei un po' nostalgico? Io sì, esatto, ti stavo dicendo, nostalgico come me. Sei un sensibile. Io sono sensibile, vuoi sapere un po' della mia infanzia? Certo. Vabbè. Sì, sono ipersensibile, sono un ragazzo che si emoziona facilmente, va. Cioè io davanti a un film magari piango, sai. Anch'io. Lo fazzoletto lì, sto lì che. Poi sono anche dell'Inter, quindi piango. Vabbè, allora guarda, cioè proprio piangi alla grandissima. Piangi alla grandissima. Senti, io tifo Roma, quindi pensa un po' come soffro io. Vabbè, piangi che dopo. Pensa un po' come soffro io. Senti, sei un sensibile. Questa cosa ti aiuta nella musica? Aiuta tanto anche a rapportarti con le persone, cioè a rapportarti dal musicista al cameriere, all'avvocato che ti viene a sentire, piuttosto che al medico, piuttosto che a un presentatore televisivo, piuttosto che a qualsiasi altro tipo di persona. Ti aiuta perché tu alla fine, cioè, sei te stesso. Cioè, non hai bisogno di una qual è il complimento più bello di una maschera quando finisci un concerto che ti piace ricevere? Ma sai, non c'è un complimento che mi piace ricevere, cioè, piuttosto che io sono solito ad andare io dalle persone a salutare e a ringraziare. Questo sì, questo te lo posso mettere per iscritto. Complimento bello. Cioè, l'ultimo è stato questo, e te lo dico, io praticamente a fine spettacolo mi smaschero sempre, tolgo via gli occhiali, tolgo via il cappello, e quindi ho reinterpretato Futura per la seconda volta ed ho cantato solo ed esclusivamente con la mia voce. E quindi mi è stato detto: Valentino, riesce ad emozionare sia nei panni di Lucio, reinterpretando Lucio, ma riesce ad emozionare anche essendo semplicemente te stesso, anche con un brano. E su questa cosa che tu devi puntare. Devo puntare su questa cosa, sì, ce la possiamo fare prima che la clessidra finisca. Ce la devi fare. Prima che il tempo voli via. Noi puntiamo tutti su di te. Ma va bene, cioè, che ti devo dire? Riccardo, io sono contentissimo. Ho accettato il tuo invito perché... Insomma, mi piaceva, sai, per me anche un po' mettersi in gioco, no? Beh. Poi da ex calciatori ci si intende. Ci intendiamo, no? Volevo sensibilizzarti appunto con questo invito. Ma ci sei riuscito. Sperando di darti una. Una scossa. Una scossa. Ma non sei il primo che cerca di darmi la scossa. Però voglio essere il primo quando vincerai Sanremo. Ok. Va bene. Prima fila lì. Hai visto che mezz'ora è volata via? Tutti i tuoi timori sono stati fugati. Come no, certo. Ti auguro veramente tante tante felicità, in bocca al lupo, impegnati. Crepi il lupo, attenti al lupo, attenti lo possiamo lupo. Dire. Anto, grazie della visita. Grazie a te per l'invito. Grazie. E anche questa puntata di Riconosciamoli è terminata. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci a tutti.
questo già.